Luca, Amazon mi sta rovinando, i margini sono troppo bassi, le commissioni sono troppo alte, la concorrenza è spietata. La maggior parte degli imprenditori con cui parlo mi dice sempre le stesse identiche cose se il tema è Amazon. Tutti si lamentano. Ma la verità è, secondo me, che dovresti amare Amazon. In questo video ti spiego perché. Vuoi tu, Luca, prendere come tuo legittimo sposo il cui presente Amazon per amarlo, onorarlo e rispettarlo? Il punto è che Amazon, come tutte le grandi innovazioni, sta portando cambiamenti sia positivi che negativi e tu puoi decidere se far parte della schiera dei lamentoni che non faranno altro che lamentarsi di quello che non va, margini troppo bassi, commissioni, concorrenza, oppure essere tra quelli che ci guadagnano da questa innovazione. Quindi oggi voglio cambiare la tua prospettiva. Tutti dicono che Amazon ci sfrutta, ma perché non impari tu a sfruttare lui per migliorare le prestazioni del tuo business? Partiamo dai margini bassi. Molto probabilmente se ti lamenti dei margini bassi è perché stai vendendo esattamente quello che vendono anche tutti gli altri. E questo è il modo giusto per fallire anche fuori da Amazon. Se tutti al mercato vendono pane e tu vai a vendere pane, molto probabilmente non è il mercato il problema. Il problema sei tu. Devi iniziare a differenziarti per non cadere nella guerra dei prezzi. E questo lo ripeto ormai ad ogni video. E questo lo devi fare anche se non vendi su Amazon, mi raccomando. Punto numero due, alte commissioni. È vero che le commissioni sembrano alte. Parliamo circa del 15-18% a seconda della categoria del prodotto, ma su Amazon non hai i costi di pubblicità che avresti sul tuo sito per generare traffico e neppure, ad esempio, hai i costi di Stripe e di PayPal. Quindi hai mai fatto i conti di quanto questi costi incidono effettivamente sul tuo e-commerce? Luca, no, che non li ho fatti. Amazon è un ladro, in più non paga neanche le tasse. Veniamo ora a un punto che spesso molti sottovalutano, il servizio clienti eccellente. I tuoi clienti ormai si aspettano un servizio ineccepibile, proprio perché sono stati viziati da anni di Amazon. Vabbè, Luca, io sul mio sito ho una chat che se scrivi poi il giorno dopo qualcuno ti risponde. I tuoi clienti vogliono poter telefonare, chattare con il customer care immediatamente, non vogliono aspettare. Vogliono anche le spedizioni rapide in pochissimi giorni e anche si aspettano di sapere esattamente dove sono i loro prodotti in transito. Insomma, vogliono un servizio ineccepibile che tu sul tuo sito dovresti garantire. E questo ovviamente ha un costo che è interamente coperto da Amazon se vendi su Amazon, ma che invece nel tuo caso devi coprire tu se vendi sul tuo sito. Quindi prendi in considerazione anche questo quando dici che le commissioni di Amazon sono alte. No, aspetta, fermi tutti. Sai, Luca, che non ci avevo pensato? Secondo me c'è anche un altro grosso fattore che devi tenere in considerazione per sfruttare Amazon a tuo favore. Se sei in una fase iniziale di un business o semplicemente se devi testare la vendita di un nuovo prodotto, Amazon è efficacissimo. Amazon infatti ti permette con pochissimo budget di capire se il prodotto che vuoi vendere ha mercato o meno. Ovviamente parliamo di prodotti che sono a domanda diretta, cioè che le persone potrebbero scrivere nella barra di ricerca. No, Luca, no, io avevo già stanziato un budget per farmi fare sito, pubblicità e landing page. Adesso io voglio spendere quei 20.000 euro. Ricordati sempre che Amazon vende per te, lavora per te e guadagna se tu vendi. Inoltre ricordati anche che le persone ormai si fidano a lasciargli il numero della carta di credito e questo per fare in modo che sia sempre pronta al prossimo acquisto compulsivo. Amazon conosce le strategie migliori per vendere perché le ha testate in anni e anni di attività ai massimi livelli. Quindi servizi come l'email marketing, il carrello abbandonato, la ricerca o anche semplicemente la proposta di articoli correlati sono super ottimizzati e sono compresi nel costo delle tue commissioni. Amazon inoltre ha anche un programma di affiliazione che secondo me un normale e-commerce può solo sognare. Secondo te Bezos è l'uomo più ricco del mondo perché è scemo? Dai.
per poter vendere di più sul tuo e-commerce devi offrire un'esperienza d'acquisto che sia almeno pari a quella di Amazon. Quindi deve avere una strategia SEO, ma al contempo anche una strategia di advertising per generare traffico fin da subito, perché come ben sai il posizionamento sui motori di ricerca non è istantaneo e quindi sono necessari diversi mesi senza nessuna garanzia di successo. Quindi pensaci bene quando dici che Amazon ti sta rovinando. Ok, facciamo un breve recap di tutto quello che ti ho detto in questo video. Prima di tutto devi smettere di pensare che Amazon sia il male del mondo e soprattutto del tuo business. Da domani devi iniziare a sfruttare le sue potenzialità. Punto numero due, ti devi saper differenziare. Ad esempio non vendere scarpe da running perché lo stanno facendo già in troppi. E se lo fanno in troppi vuol dire che è una guerra dei prezzi al massacro. Analizza la nicchia e cerca di vendere i prodotti che gli altri non vendono. Punto numero 3, testa i prodotti e controlla quotidianamente quali funzionano e quali no. E non fare investimenti iniziali alti di magazzino, mi raccomando. Dopo un po', se riesci, concentrati solo su quelli che ti rendono di più. Punto numero 4, cerca di riconquistare il tuo cliente. Amazon fa in modo che tu non conosca la mail e il numero di telefono del tuo cliente, questo può essere un problema. Quello che puoi fare però è inserire nella tua spedizione un flyer, diciamo, informativo per cercare di catturare il suo contatto. Il mio consiglio però è quello di non essere mai banale. Se ad esempio vendi dei pannelli fonoassorbenti, puoi inserire un biglietto con un URL specifico da cui possono scaricare la guida completa al tuo prodotto in cambio ovviamente del loro indirizzo email. Questo servirà sia a dare valore aggiunto al tuo cliente e allo stesso tempo avrai un modo per ricontattarlo. Quindi a questo punto potrai fare upsell o cross-sell di altri prodotti senza ulteriori costi aggiuntivi né di commissioni e né di advertising. Punto numero 5, che è secondo me la chicca di questo video, cioè la strategia. A parer mio il modo migliore per sfruttare questa piattaforma è quello di vendere prodotti a basso costo su Amazon, che in gergo si chiamano tripwire, e chiudere poi vendite a più alto valore con la tecnica vista in precedenza sul tuo sito. In questo modo puoi massimizzare il profitto riducendo al minimo le commissioni e il costo della pubblicità. Quindi cerca sempre di mettere in campo una strategia che ti permetta di sfruttare da una parte i punti forti di Amazon annullando quelli che sono i punti a sfavore. Anche per oggi abbiamo finito, spero che questo video ti sia piaciuto e se hai qualche dubbio o domanda mi raccomando scrivila nei commenti qui sotto. Ci vediamo presto con le prossime pillole di marketing digitale.